Ah, ma Ah. io non credo che Forza Italia, diciamo così, si farà coinvolgere dall'avventura di questo governo. Io penso che potrà andare così, potrà andare che Forza Italia potrà sostenere su singoli provvedimenti questo governo, questo provocherà delle polemiche all'interno del centrodestra, ma polemiche, diciamo così, di rito. E non una reale frattura. In cambio, Berlusconi potrà ottenere qualche piccolo favore da questo governo e questo mi sembra già un processo avviato, ma io credo che fino alla tarda primavera, ovvero sia le elezioni amministrative nelle cinque grandi città italiane e plausibilmente, diciamo così, non dico una vittoria, ma comunque una situazione molto più distesa in termini di emergenza sanitaria, che arriva vuoi col vaccino, vuoi con la primavera. Ecco, secondo me è tutto congelato. Si va avanti con questi piccoli favori fra la maggioranza e Forza Italia, ma è una partita che si giocherà più in là. Dopodiché, io credo che capisco che la sinistra cerchi di abbracciare Berlusconi in quanto il governo è molto debole, però. Questo dipende da cosa vuol fare Berlusconi, perché ogni volta che Berlusconi si è fatto sedurre dalle sirene della sinistra ha sempre perso voti in maniera molto, molto rilevante. E allora il problema è cosa vuol fare Berlusconi di sé e di Forza Italia. Allora